Noi abbiamo la fortuna di avere in mezzo a noi un guastatore della notizia che potrebbe riuscire a strapparci qualche sorriso, anzi sono sicuro che ci riuscirà, che si chiama David Rossi e che, come dire, dovrebbe prendere un attimo il microfono e approcciarsi alla postazione per raccontarci a modo suo qualche notizia, come dire, più vera del vero. Più vera del vero, non lo so. Intanto speriamo di far ridere, c'è già questa attesa subito creata che non ce n'era bisogno. Comunque sia, appunto, sono Davide Rossi, non sono un giornalista. Fino a poco tempo fa scrivevo per Lercio, che magari qualcuno di voi conosce. Poi purtroppo è arrivato questo governo, mi ha gettato in una crisi creativa incredibile, perché pensare certe cose, cioè, se la realtà è questa, getto la spugna e vado a fare qualcos'altro, il tronista, vado al Grande Fratello, magari poi faccio carriera come qualcuno. Bene, quindi sono qua per leggervi qualche notizia proprio al volo di quelle che abbiamo prodotto in questi anni. Iniziamo da un protagonista. Matteo Salvini mette una conchiglia vicino all'orecchio e sente il rumore di uno sbarco. Cose che capitano. La comunità degli astrofisici si arrende, ancora ignora il buco nero. Poteri forti che mi stanno già censurando, si sente. La comunità degli astrofisici si arrende, ancora ignoto il buco nero in cui è scomparsa la sinistra italiana. Si sente? Ah, ok, va bene, perfetto. Misure per preoccupazione. Di Maio propone per i giovani lo stage a tempo indeterminato. Balla un po' lo stesso. Vediamo la prossima. Medicina. Secondo 2030 non si potrà chiudere una discussione con siamo tutti adulti e vaccinati. Grazie, proviamo questo. Questo, ripeto, è il governo. Ho messo anche la cartelletta verde per farmeli amici, ma non basta. L'anno scorso era rossa, quindi. Donna si lamenta per la febbre a 37,1 e diventa uomo. Questo. Ritirato dal mercato, stai calmo, l'ansiolitico che peggiorava le cose. Questo chiunque abbia avuto l'ansia una volta nella vita sa che è vero. Cantiere denuncia pensionato per stalking. Eh sì, questa è una notizia curiosa, si sintonizza su Isoradio, scopre di essere stato coinvolto in un incidente stradale. Cose che succedono. Andiamo alla musica, alleggeriamo un po' il tema. Musica, ha scoperto un terzo accordo in un brano di Ligabue. Fantascienza. Diffonde le bufale Facebook, blocca il profilo di Papa Francesco. Anche lui ci è finito dentro. Questa non la leggo perché potrebbe essere un consiglio per il governo e ho paura. Rientra a casa ubriaco, single, si picchia da solo. Eh sì. Ama il prossimo come se stesso e viene arrestato per molestie sessuali. È capitato anche a lui, quindi ride. Il maestro Muti fa suonare il telefono per ritrovarlo. 10 minuti di applausi. È un genio, un genio. Entra in cucina ma non si ricorda cosa deve fare. 29enne muore di fame. Succede, sempre a lui peraltro. Campionati mondiali di Nvidia. Il secondo classificato si aggiudica la medaglia d'oro. Morta in circostanze misteriose la medium che aveva ascoltato per sbaglio una conversazione fra Cossiga e Andreotti. E chiudiamo con questa, direi, Torino, festa di ingegneria bruscamente interrotta dall'ingresso di una donna. Panico. Grazie. Piccola introduzione. Per chi non c'era stamattina, mi ripresento, sono Davide Rossi, un guastatore, come mi ha giustamente definito. E fino a poco tempo fa scrivevo per Lercio e proprio da Lercio prende il via questa rubrica che abbiamo chiamato Essi votano. Dico abbiamo, non perché sono matto e parlo al plurale, perché siamo in due o tre che portiamo in giro uno spettacolo e questa è una sezione dello spettacolo. Una sezione dedicata proprio ai lettori che hanno avuto un'importanza rilevante nel successo poi della pagina. Oggi vi ho portato una piccola selezione, di solito mettiamo dentro giornalisti che hanno preso per vero le nostre notizie, non voi, gli altri, quelli che non sono qui. Non voi, non c'è nessuno, spero. Qualcuno di voi magari l'ha fatto. No, perché è successo due volte con Repubblica, quindi
Non lo so, spero che non sia qui. Non sarà più giornalista probabilmente quello che l'ha fatto, però vabbè, probabile. Comunque, vi ho portato soltanto quelli relativi a due personaggi che attirano in rete una quantità di odio mostruoso, e sono la Boldrini e la Chienge. Due articoli, anzi tre articoli, perché sono due sulla Boldrini, dichiaratamente satirici, usciti per un sito dichiaratamente satirico, e nonostante questo appunto hanno causato una valanga di commenti. Questa è una percentuale omeopatica, quella che vi ho portato, perché tanti si ripetevano. Adesso vediamone qualcuno, perché sono abbastanza inquietanti. Vediamo se funziona. No, non funziona. Mi ero illuso per un secondo. Ok, eccoci qua. Boldrini, necessario educare i feti a non prendere a calci le madri. Ora, avete riso, mi fa piacere, però c'è gente che invece non ha riso tanto su questa cosa. Andiamone a vedere qualcuno. Ad esempio, Fabio Marco, dalle mie parti si dice facile fare il frocio con il culo degli altri, qui si fa i samaritani con le vittime altrui da manicomio. Ok, a proposito di samaritani, quello dopo arriva Nazareno, giustamente, perché è il Nazareno, è lui in persona. Le madri incinte o no non si toccano, nemmeno con un fiore, ma a te faccia da schiaffi ti prenderei a carci da mattina a sera. Spirito cristiano, come potete vedere. Qui abbiamo Maurizio che fa una proposta vintage. Ragazzi, ma un dardo in piena fronte, no? Beh, ci sta, una minaccia di morte originale almeno, non sempre le stesse. Vediamo questa. Immagine da volta stomaco, è a causa di donne così che molti sono diventati gay. Secondo me ha ragione, comunque, può essere. Oh, e qui è spiegato poi perché in realtà la gente tende a credere a queste cose. Tutta questa conversazione. È necessario educare il tuo cervello a non dire stronzate. E Antonio chiede, ma Paolo dici il mio o quello della Boldrini? Perché il dubbio giustamente ce l'aveva. E Paolo dice, decisamente quello della Boldrini, ma non l'ha detto veramente Paolo, è un link di Lercio. Qui è spiegata come riescono a girare le fake news. Meno male, forse la mia repulsione è diretta con lei a farmi commentare istintivamente. Ed è esattamente così. La gente legge Boldrini, legge qualcosa che odia e commenta, tende a crederlo, perché è molto più facile che verificarlo, molto più facile alimentare l'odio. Qui ne abbiamo un'altra. Laura Boldrini chiede di introdurre al più presto il reato di femminicidio stradale. Questo era l'indomani dell'approvazione del reato. E anche qua si sono scatenati i nostri cari fan. Raffaele, nessuno ha mai pensato invece di rendere legale e lecito il boldrinicidio? Ce ne sono centinaia di persone che hanno commentato così, tantissime. Poi abbiamo Angelo, che le dice di andare con i suoi amici islamici in Siria. Non so quali, però evidentemente sa qualcosa che noi non sappiamo. C'è anche Ilaria, che si chiede, cioè accorpamento di due reati? Giurista, c'ha il dubbio, chiede... Che abbiamo Enrico, che dice, è una delle poche donne per cui mi dispiace che sia giovane, la preferirei vecchia, così muore presto. Vabbè. E vediamo. Poi la prossima, che è questa. Lampedusa, disavventura per la Chiengio, affitta un pedalò e viene scortata al centro di accoglienza. E anche qui sono veramente una percentuale minima, quella che ho portato, perché erano tantissimi. Daniele, se si fosse rovesciato, un marocchino in meno da mantenere, soprattutto sentire le sue cazzate. Vabbè, l'italiano è quello che è, però il concetto l'ha espresso bene. Alessandro, il Dio esiste ed è anche un gran burlone, la giusta nemesi. Mauro, indipendentemente dalla notizia vera o bufala, la trovo divertente, perché meno male. Rolando, che ha fatto il fenomeno, ha scritto bufala. Poteva fermarsi lì e se la cavava, invece poi ha scritto commissionata, non si sa da chi. Non sappiamo chi ce l'abbia commissionata, ma vabbè. Maria Teresa, Lampedusa, a Jesolo a Caorle, di certo non le sarebbe successo. Beh, in effetti ha ragione. Peraltro non è neanche Lampedusa e la foto dietro è palesemente un fotomontaggio, quindi c'è gente che ci ha scritto arrabbiatissima, quella non è Lampedusa. Lo sappiamo. Tiziano che posta alla Zanzara, a parte che è una bufala pazzesca, ma sarebbe ridicolo vedere la scimmia scortata in un centro rosso di accoglienza.
ride felice, perché succede anche questo, che anche quelli che capiscono, si rendono conto che è falsa, comunque trovano il modo di sfogare il loro odio, lo stesso, pur sapendo che è falsa. Monica dice, spero muore, se lo chiede, non lo sa, forse si è risposta dopo, però non l'ho vista la risposta. E questo Attilio scrive, squalo la prenderà subito, che oranga, porca vacca. Praticamente ha riscritto la vecchia fattoria. Attilio, a modo suo, l'ha riscritta. La cosa divertente in tutto questo è che poi è arrivato un altro commento che ho trovato, che non c'entra nulla, perché non è un commento di odio, però non l'ho capito, cioè mi ha lasciato sinceramente perplesso, ed è questo. Omofobi. Non lo so. In tutto questo, mentre preparavo cercavo questi commenti, quindi ero immerso in questo full immersion di neonazismo che c'era dei commenti, mi esce su Facebook questa notizia e il contrasto mi ha fatto molto ridere, devo dire. Dice razzista, chiede a processo. Ed era la degna conclusione di questo blocco su di lei, perché fa molto ridere. Querelò Salvini, prima udienza per l'europarlamentare, ed è tutto vero, e anche qua sotto c'erano dei commenti atroci sotto questa cosa. Grazie a Davide Rossi. Vai Davide. Bene, questo è l'ultimo intervento per oggi e ho bisogno di voi. Voglio farvi un test, sottoporvi un test. Ho portato un po' di notizie mie e un po' di notizie vere. Vediamo se siete in grado di distinguerle. Alcune sono facili, altre spero facciano ridere, altre sono disgustose ed è l'unico motivo per cui lo sto facendo. Ho saltato tutta la parte prima per farlo. Questa è facile. Capra querela Vittorio Sgarbi. Chi pensa che sia vera, alzi la mano. Una, temeraria. No, questa era facile, era giusto per iniziare. Questa chiaramente è falsa, ma un anno dopo La Repubblica di Bologna ha pubblicato questa notizia. Offende sempre le capre, Sgarbi denunciato dagli animalisti. Il mistero poi si è infittito perché due giorni dopo, sempre La Repubblica e sempre a Bologna, ha dato questa notizia. Bologna una capra in procura. Tutto vero, tutto verissimo. Vediamo la prossima. Sordomuto trova portafoglio ma non riesce ad avvertire il proprietario. Chi pensa che sia vera? Alzi la mano. Lui. È vera. Non abbiate paura. A Casa Pound erano molto più reattivi quando lo chiedevo di alzare le mani. Questa è vera ed è seriamente di tutte quelle che ho letto, le notizie papabili per questa rubrica, quella che avrei voluto scrivere. Perché questo è un titolo comico, è perfetto, ha un ritmo incredibile. Sono molto invidioso. Giovanardi, le supposte fanno diventare gay. Chi pensa che sia vero, sulle mani. Una persona che ha fiducia nella nostra classe politica, vedo. Gli altri pensano che sia falsa. Lo è per ora, perché me lo immagino che la legge dice cazzo, perché non ci ho pensato io? È vero, hanno ragione questi. Vediamo la prossima. Pappagallo imita la voce del padrone, avvelena tre cani lanciandogli dei chicchi d'uva. Chi dice che sia vera? Una. Là, nessuno. Gli altri dicono che è falsa. Ed è vera, sì. Sì. Non so come ha fatto, vorrei saperlo. Poi in quel periodo lì, non lo so perché, si erano fissati i giornali con le notizie sui pappagalli. Notizie spiritose che in realtà poi erano dei drammi, ma te le vendevano come se fossero divertentissime, tipo questa. Roma, donna in pericolo, i vicini chiamano la polizia, ma era la voce di un pappagallo. O un'altra, molto più tragica, Cagliari, non sopportava più gli insulti del pappagallo, uccide la vicina di casa. Alla base della lite anche cani e gatti che non si sa cosa gli dicessero, però evidentemente erano in combutta, tutti insieme. Vediamo la prossima. Le scarpe cigolano troppo, topo d'appartamento fa causa alla Nike. Chi dice vero? Qualcuno dice vero? Nessuno. Lei. Mi spiace, ha sbagliato, no, è nostra. Però potrebbe succedere.
cieco scopre dopo 12 anni che il suo cane è cieco. Chi dice vero? La, ma andate, cioè, a turno, potete alzare anche insieme le mani, è la ola. Gli altri dicono falso, ed è vero, è falsa, assolutamente, sì sì. Però fa il paio con quella del sordomuto, è più o meno lo stile questo. Ora, la prossima è molto disgustosa, vi avverto, quindi è questa. Donna fa sesso con un dinosauro, lo scatto indigna il web. Chi dice vero? Dopo facciamo due chiacchiere con voi due che avete detto vero, perché secondo me avete delle vite interessanti che gli altri qua dentro si sognano. Comunque, va bene. Però avete indovinato, avete indovinato, è vero. Ora, era ripresa dal Sun e pubblicavano anche due foto che, visto il contesto istituzionale in cui siamo, ho pensato bene di portare, perché non potevo non portarle. Ora, se siete delle persone che si offendono facilmente, deboli di stomaco, copritevi gli occhi. Vi avverto, io la mando. 3, 2, 1, ed è questa è la prima. E ve l'avevo detto, è inutile che vi stupite. E questa è la prima. Ma quella veramente disturbante non è questa. È la seconda. Che è questa? Dov'è la testa? Poi ce lo diranno i due che sono pratici della cosa, se volete. Vediamo all'ultima, scopre che il fidanzato non ha il pene dopo 3 anni di fidanzamento. Allora, chi dice vero? Uno, due, siete single o state con qualcuno? Magari, avvertitele. Vediamo. No, questa è vera. È vera, assolutamente. Ed è un ragazzo inglese che è stato simpaticamente ribattezzato dalla stampa britannica l'uomo senza pene, come soprannome da portarsi in giro, no? Poi questa notizia in realtà l'ho seguita nel tempo, perché ovviamente mi interessava, e si è scoperto che poi ha lasciato un'intervista e ha detto di aver fatto sesso con più di 100 donne e spiegava come. È molto divertente quell'intervista, andatevela a leggere. E poi diceva che si sarebbe sottoposto a un'operazione, perché finalmente ne avrebbe avuto uno. Glielo ricavavano dal braccio, non so come. Lo so, però migliora perché c'è una chiusa e io vi lascio con questo inno all'amore universale, direi, perché l'altro giorno è uscita questa notizia: nato senza pene, fa sesso per la prima volta e collassa al suolo. E con questo io vi ringrazio per avermi invitato. Grazie a Davide Rossi. Che ci ha lietato con questi siparietti. Con cui lui poi gira l'Italia e, al di là degli spettacoli, perché evidentemente la parte, come dire, dello spettacolo è la parte principale del suo lavoro, lui fa anche lezioni di giornalismo, perché sotto questi panni, come dire, cerca di anche di far capire come funziona il meccanismo delle fake news, che è un meccanismo evidentemente interessante da studiare al di là dei proclami.